Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati sul canale di Times Gadget. Oggi andiamo a vedere un prodotto davvero molto particolare. Si tratta dello Shoulder Pod S2. La versione S2 si contraddistingue per essere la versione nuova di quest'anno, più aggiornata. Noi l'abbiamo conosciuta questa azienda quando aveva appena prodotto lo Shoulder Pod S1. L'abbiamo conosciuta al Mobile World Congress, era ancora una startup, una piccola azienda che si stava lanciando ora sul mercato. Abbiamo anche avuto il primo prodotto loro, ce l'hanno regalato un sample diversi anni fa, ma purtroppo l'abbiamo perso, ce l'hanno quasi rubato. Durante una recensione, noi la stavamo recensando all'esterno, all'aperto, proprio nei giorni di fiera, e purtroppo poi non l'abbiamo più trovato un attimo che ci siamo girati. Mi è dispiaciuto parecchio non aver poi recensito questo prodotto, poi non siamo più tornati dall'azienda, abbiamo fatto passare un po' di tempo e quest'anno poi ho deciso di ricontattare l'azienda e chiedergli la nuova versione, dato che con la prima versione non siamo riusciti a recensirla. Quest'anno però sono contento perché ringrazio l'azienda che mi ha mandato questo nuovo prodotto, questa nuova versione, e devo dire è un prodotto davvero molto interessante. Prima di andare a vedere il prodotto vi faccio vedere il bellissimo libricino che mi ha mandato l'azienda, dove mostra tutti gli accessori, tutti i prodotti che da diversi anni ormai sviluppa, da quando l'abbiamo conosciuta inizialmente. Devo dire ha sviluppato davvero tanti prodotti, si è allargata notevolmente. Ciò che caratterizza questa azienda poi, e lo fanno vedere anche in questa foto, è la costruzione, la qualità costruttiva dei prodotti, dei materiali, fatti a mano davvero molto molto belli. Abbiamo a che fare con in legno, davvero molto bello, con cuoio per il laccio e poi dell'alluminio satinato, quindi dei prodotti davvero di ottima qualità. Certamente l'azienda dal primo anno, come vi dicevo, si è allargata notevolmente. Guardate qui la serie di accessori, che spero poi di riuscire a provare anche questi nuovi prodotti. Sono una serie davvero ben fatta, più professionale, rivolta più a un settore di professionisti. Guardate anche qui con la doppia impugnatura e la possibilità di posizionare sopra il cavalletto, una cosa che è possibile per tutti, ma di posizionare anche oltre al telefono flash e microfono, quindi dei prodotti davvero molto molto interessanti. Prima di andare a vedere la confezione però di vendita, vi volevo indicare e far vedere che questo Shoulder Pod S2, ma anche la versione S1 e le nuove versioni prodotte ultimamente dall'azienda, sono acquistabili su Amazon Italia, su Amazon.it. Il prezzo di vendita è di 43,47 euro per questa versione. Purtroppo non abbiamo prezzi molto molto contenuti. Certamente per essere uno stick selfie, ma è anche qualcosa in più di uno stick selfie. Ecco, io lo chiamo diciamo amichevolmente stick selfie, ma vi posso dire che io ne ho alcuni di stick e non hanno nulla a che vedere con questo. Però per essere un'impugnatura, un supporto per smartphone, non ha tra i prezzi più contenuti. Diciamo che si fa pagare la sua qualità e la sua flessibilità di utilizzo, però ne vale la pena. Devo dire che ne vale la pena, soprattutto se utilizzate tanto il telefono come videocamera, se vi piace, non so, fare oggi, iniziare a fare un vlog, dei vlog, o comunque volete avere un kit per delle recensioni, per delle video, per delle riprese, anche se volete riprendere voi. Devo dire che questo qui è un accessorio che potrebbe fare al caso vostro. L'S2 costa 43 euro, ma se torniamo indietro possiamo vedere come l'S1 ha un prezzo decisamente più ridotto. Vi faccio uno zoom e costa solamente tra virgolette 31,79 euro, 32 euro quasi. Ma possiamo vedere come, se ci alziamo su quelli più professionali, si alza anche il prezzo. Infatti per l'R2 siamo su 89 euro e arriviamo a 134 euro per l'X1, quindi quello molto più professionale. A seguire ci sono tutti gli altri prodotti, ma adesso andiamo a vedere il prodotto che più ci interessa. Non vi faccio scorrere tanto queste immagini perché vi anticipano un po' troppo quello che può fare questo Shoulder Pod e come può essere utilizzato. Quindi metto da parte il tablet e andiamo a vedere la confezione di vendita. Davvero molto interessante la confezione di vendita, vi devo dire, perché è fatta davvero molto bene. Ho apprezzato sempre tanto queste confezioni molto curate. Guardate come anche questo qui è un design prodotto a Barcellona, l'azienda è spagnola. Infatti tant'è, abbiamo incontrato al Mobile World Congress di Barcellona, e la confezione, vedete come è ben fatta. Sulla parte, sul retro, possiamo vedere i prospetti dei tre accessori che troviamo all'interno. Poi qui ci mostra un po' come può essere utilizzato lo Shoulder Pod e i vari elementi che ci sono al suo interno. Qui troviamo una fascia con il simbolo, l'S2, che è il modello, e tutte gli accessori e le caratteristiche degli accessori che troviamo al suo interno. Ma adesso andiamo ad aprire la confezione. Guardate quanto è bella la confezione di vendita, come si apre e quanto è curata.
Mi piace particolarmente questa confezione, l'ho apprezzata davvero tanto. Gli accessori, guardate quanto sono eleganti, guardate la confezione anche all'interno come è ben fatta. Noi possiamo tirare questa parte, la possiamo andare ad alzare e possiamo andare a trovare qui all'interno delle scritte Are you mobile creative? Tell me a story, quindi ci dice se siamo dei creativi, raccontaci la storia. E all'interno possiamo trovare un bigliettino di ringraziamento, guardate quanto è ben fatto, mi è piaciuto davvero tanto. Questa qui è il fogliettino che ci garantisce la garanzia per 2 anni, libretto di istruzioni, ma non necessariamente libretto di istruzioni perché è davvero un accessorio molto molto semplice e intuitivo, e la club member card per entrare a far parte del club tra virgolette della shoulder port e registrare il prodotto. Qui dietro abbiamo il numero di registrazione del prodotto, quindi davvero molto ben fatto. Ma adesso andiamo a vedere il protagonista di questo video. Andiamo ad aprire la scatola e troviamo l'impugnatura, che è l'elemento principale, il primo elemento che troviamo di questa confezione. Devo dire un'impugnatura davvero molto ben fatta, il legno è molto molto bello al tatto, quasi leggermente quasi ruvido. Guardate anche qui il brand dell'azienda, questo qui è il loghetto loro che troviamo anche qui sopra, potete farci caso. E devo dire davvero molto ben fatta. Questa qui è la sezione avvite, la vite è per avvitare la parte superiore, ma questo qui però può essere utilizzato, vedete come c'è anche una vite femmina sotto, questo qui può essere attaccato direttamente questa parte a un cavalletto tre piedi, ma come anche la C direttamente con il telefono attaccato, e questo qui può essere utilizzato anche come manopola, come impugnatura per la fotocamera, una maggiore comodità, abbiamo una miglior presa, possiamo andare a gestire la fotocamera come più vogliamo senza doverci preoccupare di quei kickstand o comunque di quegli accessori che poi delle volte che compriamo per reggere la fotocamera e sono un po' fragili o comunque anche delle volte un po' scomodi. Questo qui devo dire è un accessorio molto pratico, utile e soprattutto veloce da montare e smontare. La terza parte invece è la fascia, il laccetto che troviamo per attaccare al polso, e lo possiamo attaccare in questa maniera. Allora, la prima parte è questa qui, noi dobbiamo montare l'accessorio in questo modo prima di andare a montare il telefono, e se vogliamo utilizzare il telefono, e abbiamo questa C davvero fatta molto molto bene, non si tratta di quelle C a molla, ma bensì dobbiamo svitare per andare a allargare la C e poter arrivare poi alla grandezza che più ci interessa. Si espande davvero tanto questa C, infatti non abbiamo alcun tipo di problema, io ho l'S8 ma può andare benissimo anche l'S8 Plus e dovrebbe andare bene sicuramente anche l'iPhone 7 Plus. Guardate, io lo sto svitando fino al massimo, in modo vi faccio vedere fino a dove può arrivare, perché la domanda che mi sono posto anch'io la prima volta che ho visto questo accessorio è: ma può entrare un telefono con tutta la cover? Vi faccio vedere adesso con l'S8 quanto spazio avanza. Quindi davvero un accessorio fatto molto molto bene. Il telefono vi consiglio di mettere non verso il centro, ma bensì verso un lato. Noi andiamo a riavvitare in questa maniera. Andate a stringere ma non troppo, non forzate, infatti ve lo dice anche qui sopra, non forzare troppo il grip, una volta che sta ben agganciato il telefono, vedete come non si muove. Vi dicevo, andate a mettere il telefono in questa maniera, ma più sbilanciato verso sinistra e non al centro, perché la comodità di questo accessorio è che può essere utilizzato anche come kickstand. Ecco, lo dovete mettere ancora un po' più verso, ancora meno decentrato, vedete come può essere utilizzato in questa maniera. Certamente è ancora un po' precaria, diciamo che dovreste andare ad abbassare ancora di più lo smartphone e far scendere la C, però vedete come può essere utilizzato come kickstand o in questo modo. Certo, in questo modo non è assolutamente fattibile, ma può essere utilizzato per tenere lo smartphone in una determinata posizione, quindi davvero molto molto utile. Una volta fatto questo, andiamo a stringere il kickstand, vedete come non dovete stringere tanto, perché poi potreste andare a far scivolare, a scendere questa zona qui, ma questa qui rimane attaccata al telefono, quindi tende a flettere, a fare questo gioco. Non lo dovete fare perché potreste andare a rompere poi l'accessorio. Una volta fatto questo, voi non dovete fare altro che andare ad avvitare la parte sotto in questa maniera. Questo qui vi consiglio di tenerlo un po' fermo per le prime volte, perché almeno lo dovete posizionare verso da un lato del telefono, in modo tale da essere anche un po' più comodo. Voi potete andare a utilizzare l'accetto in questa maniera,
mettete l'accetto al polso e andate a utilizzare lo smartphone. Molto molto comodo, vedete come si impugna davvero molto bene. Il telefono è ben fisso, è stabile, non va via. E con la versione R2 qui abbiamo anche una piccola staffa che ci permette poi di collegare il microfono o se abbiamo un flash, quindi davvero molto comodo. Ma è comodo anche utilizzarlo senza la presa, senza la fascetta. Vedete come, che vi dicevo io, se la mettete troppo indietro la fascia, quando la avvitate, questo qui può capitare, non vi è molto comoda. Allora dovete, prima di avvitare del tutto, dovete spostare la fascia e tenerla nella zona laterale, non proprio dietro, perché sennò vi potrebbe essere scomodo. Voi vi mettete la fascetta al polso e vedete come è ben fisso, davvero fatto molto molto bene. La parte interna, fatemi staccare la fascetta se ci riesco, che non va via. La parte inferiore è fatta molto bene perché è in gomma, è gommata, quindi nell'avvitare questa, la base, a non so, un treppiedi, non si va a rovinare e poi non va a strusciare ferro con ferro. Molto fatto invece molto bene la parte della C, perché è totalmente in alluminio. Vedete anche la gomma all'interno per non far rovinare il telefono, perché io, ok, adesso ho la cover, ma voi potreste benissimo mettere il telefono senza cover e non vi dovete preoccupare che si possa rovinare, perché io ho avuto diverse C di questo modello di altre aziende e vi posso dire che mi devo sempre preoccupare di mettere una cover al telefono, perché vanno a rovinare i bordi laterali, i bordi perimetrali o i bumper dei telefoni, le cornici soprattutto, perché sono in plastica rigida. Guardate quanto invece sono fatte bene queste C interne. Devo dire, un accessorio davvero molto molto pratico, molto utile, poi adatto a qualsiasi tipo di esigenza, è facile da portare con voi, lo potete richiudere, lo potete smontare e portare separatamente anche nello zaino. Guardate quanto è piccolo, quindi davvero molto pratico e molto intelligente. E cosa che vi dicevo prima, è possibile utilizzarlo con la fotocamera, è possibile utilizzarlo, come avete visto, con lo smartphone in diversi modi. Molto intelligente il fattore che questa C può essere utilizzata con lo smartphone attaccando direttamente, senza attaccare l'impugnatura la potete mettere a parte direttamente con l'aggancio a vite sul treppiedi. Quindi se avete bisogno anche di una C per mantenere il telefono sul cavalletto, questo qui è un accessorio che se lo comprate lo potete utilizzare anche in questa maniera. Quindi avete la sicurezza che è un accessorio di qualità, che non vi domina il telefono e soprattutto che è funzionale. Non abbiamo a che fare, come vi dicevo, con una C a molla, quindi una volta che fissate il telefono lo potete stringere, è sicuro che non vi cade, e devo dire è di grande qualità. Poi mi è piaciuto molto questo fattore della vite che si va ad avvitare, questa C molto molto stabile lo rende molto professionale. Quindi un accessorio che mi è piaciuto particolarmente, ragazzi, ve lo consiglio di acquistare per tutti coloro che hanno bisogno di una cena, hanno bisogno di un kit, di uno stick selfie leggermente più professionale degli altri, leggermente ben più professionale degli altri e soprattutto di una qualità notevolmente maggiore. Vi faccio vedere anche la fascetta che non vi ho fatto vedere a polso. Guardate quanto è accurata nel particolare, è molto bello questo tessuto e vedete anche il brand dell'azienda perfino qui sulle impunture davvero fatte molto molto bene. È molto bello anche il sistema che è stato pensato per attaccare in questa maniera all'interno della vite, in modo che non va a scivolare o non lo potete anche togliere se vi da fastidio. Un sistema davvero molto molto intelligente, fatto bene, che mi è piaciuto particolarmente. Chiaramente lo potete utilizzare con tutti i tipi di telefoni, vi ho fatto vedere come, anche con l'S8 e mettendoci anche una cover più spessa di questa, vi ho fatto vedere come avanza benissimo lo spazio e lo potete utilizzare anche con cover più generose. Quindi ragazzi, per questo è tutto. Per qualsiasi altra domanda e informazione che volete avere su questo prodotto e che non ho spiegato, forse qualche funzionalità, qualche cosa, chiedetemelo pure qui sotto nei commenti. Io appena posso, come ben sapete, rispondo sempre. Comunque, anche per avere delle informazioni in più che non ho dato, non so, per esempio su qualche utilità, su qualche tipo di utilizzo che a voi avete in mente di fare, chiedetemelo qui sotto nei commenti e vi posso rispondere. Oltretutto, a molti utenti ho detto anche di, se volete avere qualche tipo di foto particolare o qualche immagine, alcuni utenti mi hanno scritto per avere delle informazioni in più sul vetro temperato,
e come, e potrei fare anche la stessa cosa per questo. Se volete avere delle foto, scrivetemi via mail all'indirizzo direttamente del sito, o con, mi contattate o tramite il canale YouTube o tramite il sito, è info@timesgadget.com, e se mi contattate tramite email vi posso mandare anche delle foto di qualche prodotto in particolare. Se voi volete avere qualche informazione in più, oppure volete vedere il prodotto più nel dettaglio, ho messo in qualche modo, alcuni mi chiedono come può essere utilizzato, come non può essere utilizzato, beh, se volete vedere delle specifiche, delle foto del genere, scrivetemi via mail, così vi posso rispondere, vi mando le foto del prodotto. Comunque ragazzi, per questo è tutto, spero di avervi detto tutto, spero di esservi stato utile e spero di avervi fatto conoscere meglio questo prodotto, perché è davvero molto interessante questo ShoulderPod S2. Spero di provare anche la versione R2 e anche forse la X2, se non me la manda l'azienda molto probabilmente mi comprerò la versione R2, perché mi è comodo anche per il fattore che ha il flash soprattutto per il microfono, lo posso utilizzare in alternativa alla fotocamera quando sono fuori, sono in viaggio, quindi un prodotto davvero molto intelligente. E niente ragazzi, grazie ancora di seguirmi, se vi è piaciuto il video metteteci un mi piace qui sotto, mi fa sempre molto piacere, continuate a iscrivervi al mio canale, al canale di Times Gadget, perché lo stiamo facendo crescere insieme e c'è la possibilità così man mano che cresce di recensire sempre nuovi accessori. Se vi avete qualche accessorio da farmi recensire o che volete vedere, chiedetemelo pure qui sotto nei commenti, io poi mi attrezzerò per acquistarlo oppure richiederlo all'azienda, come ho fatto già diverse volte. Comunque ragazzi, per questo è tutto, da Pier Giorgio, Times Gadget, buona giornata a tutti.